Buongiorno, eccoci di nuovo con un appuntamento di Vanity Fair Quarantine Stories, un appuntamento in cui parliamo con i nostri amici del giornale, cantanti, attori, ma anche cuochi, registi. Ecco, vedo che si stanno collegando in tanti. Oggi abbiamo come ospite un rapper atipico. Sto cercando di vedere se si è già connesso. Eccolo. È Mattia Balardi, in arte Mr. Rain. Vediamo se riesco ad aggiungerlo. Attendo. Eccomi. Ciao, tutto Ciao. bene? Io bene, tu? Io bene, dai, grazie. Sono chiuso in casa ormai da un mese, e sto diventando pazzo, però bene, grazie. Tutto bene. Senti, intanto dico ai nostri agli utenti che se vogliono mandare delle domande a Mattia, a Mr. Rain, di scriverle nei commenti così gliele giriamo. Certo. Ok, quindi stai diventando matto? Parliamo un Sì. po' di questa quarantena. All'inizio mi sembrava abbastanza semplice. Poi, col passare del tempo, si fa sempre più dura, proprio sinceramente. Sto cominciando un po' a sentire la quarantena e la necessità di andare fuori a fare un giro o vedere la mia famiglia o gli amici. Quindi mi manca, però va bene. Tu dove Però ti ci sarà. trovi? Io sono a Brescia. Sei a Brescia a casa da solo, Sì. quindi. Ok. Qual è Sì. la cosa più dura? La solitudine? Ma no, no, secondo me è la mancanza di stimoli esterni. Va pure per il mio lavoro, eh. Che io, allora, per fortuna c'ho un piccolo studio in casa e quindi sto lavorando, però appunto senza questi stimoli esterni la creatività si abbassa un po'. Però va bene, dai. Bisogna farlo, speriamo che finisca presto e basta. E tu sei in casa? Sì, sono in casa, come vedi, dietro di me c'è il gatto che si lava. Senti, ti chiedono qual è la canzone che hai cantato che preferisci e quella che hai scritto che preferisci. Allora, forse perché è quella più nuova, ma Fiori di Chernobyl, perché l'ho scritta a novembre, dopo un lungo periodo di pausa, sono stato assente dai social, ho chiuso i live, e ho passato un periodo abbastanza buio e ho scritto questa canzone per darmi una mano, per aiutarmi a, appunto, superare un po' di problemi, quindi è forse quella che mi rappresenta di più. Quella è fuori luogo. Ecco, allora, i fiori di Chernobyl, appunto, dice passeranno anche questi temporali. È una canzone che invita un po' ad avere speranza, all'ottimismo, diciamo, alla resilienza, questa parola che va tanto di moda adesso. Però è vero, cioè, sembra scritta un po' anche per questo momento. Guarda, io stesso sono quasi stupito. Perché risentendola 3 settimane fa sembrava veramente scritta per questo periodo, e invece l'ho scritta a fine anno scorso, quindi è stata una cosa puramente casuale, però spero di dare un piccolo contributo aiutando chi l'ascolterà, spero di portare un messaggio positivo e di speranza, spero che aiuti come ha dato una mano a me questa canzone. Tu l'hai scritta in un momento un po' difficile, Sì, questa canzone allora, per. per me la musica è sempre stata terapeutica, nel senso, quando sto passando un periodo, no, quando sto passando qualche problema, sfrutto la musica per consolarmi. È come se avessi questo amico immaginario che mi consola. E quindi quando scrivo, è quando soffro, principalmente.
quindi mi aiuta sempre. Ecco, infatti tu ti chiami Mr. Rain Perché in arte scrivo perché nei giorni di scrivi nei giorni pioggia. di pioggia. Ma è sempre così? Praticamente In sì. questo? Sì. Sì? Non so, forse sono più ispirato. Poi vabbè, poi ci provo anche quando c'è il sole, però le canzoni più belle le ho scritte quando pioveva. Ma seriamente. Sì, ci credo. Senti, chiedono, qual è secondo te la canzone che incarna questo momento di isolamento? Penso a Pianeti in cui dici che è la fantasia che trasforma in pianeti tazzi. Ecco. Non è mia quella canzone. È una canzone di Ultimo. Grande Ultimo. Senti, e poi c'è un'altra persona che chiede che cosa significa, che qual è il significato di ipernova. È una canzone d'amore che ho scritto per la mia ragazza. E niente, è un pensiero personale, è uno sfogo personale, è un semplice sfogo, quello che volevo dirle, semplicemente. Ok. Senti, è molto toccante, piace molto Ipernova, vedo un sacco di commenti. Senti, che cosa hai scoperto in questa quarantena? In che senso? Di te stesso. Ah, No, di te ok. stesso, hai scoperto delle cose, magari. No, scoperto no, però sto lavorando su certi miei atteggiamenti, sto cercando di conoscere meglio me come persona e questo è il punto positivo di questa quarantena, che prima ho fatto gli ultimi 2 o 3 anni a lavorare giorno e notte, avevo una vita privata pari a zero. E grazie a questo mese sono riuscito a prendere del tempo un po' per me, cosa che non ho mai fatto. E sto appunto cercando di studiare, di migliorarmi, di conoscermi meglio e di prendere diversamente i problemi, di reagire diversamente. Sto lavorando molto, ecco. Senti, stai leggendo quindi? Leggi di Leggendo più? no, perché sono chiuso o in studio oppure sto guardando un sacco di film e serie TV, ma un sacco. Vai, dici i tuoi consigli. Le Serie, ultime una serie due o film? che ho visto di serie, una è Locke and Key, che è bellissima, e l'altra su Amazon Prime è The Boys, e parla di supereroi. Figo. Scusa, non ho The sentito. Boys. Ah, The Boys. Ah, ok. Ti piace la fantascienza, quindi? Un sacco, sì, io sono un fan. Ah, sì? Sì, guardo solo quelli. Il mio film preferito, uno dei miei preferiti è Interstellar. Sono un fan di quel genere lì. Poi vabbè, anche altri film tipo Into the Wild, un sacco, ce n'è un sacco, solo che sfortunatamente ho poca memoria e mi ricordo pochissimo i titoli. Quindi è già un miracolo che ti ho detto questo. E invece un film che hai visto bello, che ci suggeri, che ci consigli? Allora, recentemente, sai che non ne ho idea, cioè non mi ricordo il titolo. Ho rivisto. Non mi ricordo. I titoli zero. Scusami, ma dovrei cercare. No, senti, e stai chiuso in studio perché stai scrivendo canzoni nuove, quindi? Sì, sto lavorando al nuovo disco. Scusami, ma è partito Netflix. Stavo guardando il titolo. Sto lavorando al nuovo disco che verrà fuori quest'anno. Sono molto eccitato, sono molto impaziente perché ci ho lavorato veramente tanto. Questa è la prima volta che ho più tempo, quindi
riesco a riscrivere più volte le canzoni. Prima scrivevo e postavo e pubblicavo. Ora sto riscrivendo più volte, sto guardando meglio le basi, gli arrangiamenti, sto collaborando con un produttore. Questa è la prima volta, perché ho sempre fatto tutto io, basi, video e tutto quanto. Quindi mi sono proprio concentrato. Chi è il produttore? Frankie si chiama. Frankie? Sì. Ok. E dici un po' di questo album, dai, come sarà? Come sta venendo? Come sarà? Che non tipo di album è? Non lo so. Come sta venendo? Sto cercando di fare di dare un level up a quello che ho fatto prima. Nel senso, voglio arrivare ancora a più persone. E per farlo devo lavorare meglio su tutto quello che ho fatto finora. Quindi non so dove finirò, però sarà sicuramente diverso dal mio lavoro precedente, ma seguirà comunque la stessa linea. Molto vago, però. Vaghissimo, dai, almeno il mood. Che disco è? Ma come faccio a spiegarti il mood? Senti, ma immagino che rifletterà anche le cose che stai vivendo adesso, cioè parlerà un po' di questo periodo. Parlerà del mio stato d'animo, di questo periodo, di quello che ho passato mesi fa, di quello che passerò tra 2 mesi. Quindi io scrivo principalmente quello che provo, quello che vivo, quindi parlo sempre di quello che ho provato sulla mia pelle, quindi sarà quello. Ma e come fai a lavorare da casa? Cioè, come funziona il lavoro dell'album? Cioè, tu a casa tua e il produttore a casa sua vi scambiate le tracce su Skype? Come funziona? Allora, È un po' più difficile, principalmente no? Io produco sempre a casa, quindi ho il piano, ho il computer, ho il microfono, quindi faccio tutte le prove qui a casa, qui nel mio piccolo studio. E per le canzoni a cui sto collaborando, sto mandando tramite Dropbox oppure WeTransfer, e facciamo un po' di ping pong. Tipo io ti passo la base, okay. Poi tu me la rimandi, poi guardiamo. Funziona così, un po' tentativo. Io non ti annoi, dai, hai da fare. Certo, c'è un sacco di cose da fare. Senti, invece quando non scrivi il disco fai anche tu gli aperitivi su Skype, quelle cose che ne adesso ho fatto fanno tutti? Solo uno, un po' di giorni fa e basta, però no, principalmente no. Se non lavoro, guardo film e basta. Top. Cosa ne pensi di questa nuova socialità? Funziona o ti lascia sempre un retrogusto amaro, diciamo? Mi lascia un leggero retrogusto amaro, perché manca il contatto, manca stare con la gente. Comunque non è lo stesso che stare in diretta Instagram o Skype. Manca quel contatto. Cioè, poi c'è un mio parere, però secondo me ci vuole. Però va bene, Certo. In casa, stiamo in casa tutti e tra poco sarà un giorno migliore, sicuramente. Come va lì a Brescia, insomma, una città guarda, abbastanza... Guarda, io guardo fuori dalla mia finestra e non c'è nessuno. Sembra una scena di The Walking Dead. C'è proprio un film, sembra. È un deserto. Anche quando vado a fare la spesa una volta a settimana, se non di più, non trovo nessuno, tranne che al supermercato, che c'è la fila di 50 persone. Sì. Così. Quindi vai a fare la spesa, ti cucini tu e cosa dici la tua ricetta, il tuo piatto forte. Allora, faccio una carbonara che spacca. Sì? Poi, sì, sono proprio fiero della mia carbonara. E poi faccio... Cosa un faccio pancetta bene? O guanciale? Cosa guanciale. Usi? Ah, bravo, bravo. Ovvio. Ovvio. E,
Poi cosa faccio bene? Poi mi faccio la grigliata di carne e basta, poi piatti pronti e basta. Poi E basta il tonno. delibero, basta. L'abbruttimento come va? Ti vesti la mattina o resti in pigiama? Ogni tanto Sì, mi sincero, vesto, dai. ogni tanto mi vesto per metà quando devo fare le dirette. Ogni tanto Sotto il pigiama e sopra la camicia, sotto al dici. pigiama e ciabatte. Faccio vedere. Sì, sono un po' più trascurato, devo farmi la tinta, devo farmi la barba. Però vabbè, Ah, dai. ecco perché hai il cappellino. Sì, perché sono mezzo more e mezzo biondo. Non lo sai fare da solo la tinta a La casa? faccio sempre solo io. Ah, ok. Sì, Ho ormai capito. sono ferrato. Allora, un sacco di gente. Allora, Gian mi scrive: secondo me sei uno dei pochi che senza troppe montature, con la tua semplicità, riesce a comunicare più di tanti altri artisti. In bocca al lupo. Un altro scrive: pecorino o parmigiano? Pecorino. Pecorino, ovvio. Cioè, Ovvio. adesso che. vediamo un attimo. No, basta, scusami. Un viaggio che ti piacerebbe fare? Ecco, una cosa che ti piacerebbe, a parte il viaggio, ma la prima cosa che farai quando finirà tutto questo? A parte rivedere la mia famiglia e i miei amici subito, e la prima cosa da fare che farei sarebbe correre in un cinema, perché mi manca andare al cinema. Cioè, è la cosa che faccio più spesso, e quindi andrò sicuramente al cinema, se si potrà. Però vabbè. E viaggio? Dove vorresti Viaggio? andare? Non ne ho idea, ho più mete. L'ultimo mio viaggio l'ho fatto in Islanda. E ci devo tornare assolutamente perché sfortunatamente sono stato solo 5 giorni e per girarla tutta bene ci servono 2 settimane. Però forse andrei in Thailandia oppure boh, non so, oppure in Giappone oppure America, cioè ovunque, c'è un sacco di tappe. Però il Basta uscire primo di casa, sì. direi. Pure il paese in parte. Senti, abbiamo quasi finito. Volevo chiederti se ti andava di cantare Allora, c'è un po' una la canzone. voce rotta, prometto, però su qual piano? Dimmi se senti il piano. Vai. Lo senti? Ti Sì. faccio solo il ritornello, ok? Dei fiori di Chernobyl. Va bene, vai. Ok. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me, anche se ci hanno spezzato gli ali, cammineremo sopra queste nuvole. Anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani anche per te. Grazie. Grazie a te. Speriamo che passeranno in fretta questi temporali. Assolutamente, Vabbè, passeranno sicuramente. intanto ci consoliamo con la musica. Va Esatto. bene, grazie, Grazie Lucia. mille, alla Grazie mille. prossima. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.